Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, stasera andiamo a commentare l'ennesima sconfitta del Pisa per 2-1 del Duca. Io ad Ascoli Piceno. Bene, io faccio il video adesso perché sono rientrato ora. Primo maggio, così, per noi, o almeno per me, per chi è venuto con me, amaro. Ennesima sconfitta su 5 partite, 4 sconfitte e un pareggio e 3 sconfitte di fila. Questo è il ruolino di marcia del Pisa. Quindi a nulla valgono i discorsi che io ho sentito anche, no, insomma, ho visto, ho letto vari commenti anche su su malati del Pisa, di Jack. Ma io mi asterrei. Ricordiamoci da dove siamo venuti. Sì, io mi ricordo che nell'83-84 avevo 14 anni, il Pisa era in Serie A, questo me lo ricordo. Quindi da dove siamo venuti? Dalla Serie A. Perché io ho vissuto i tempi di Romeo, ho vissuto la Serie A, stava magari 2 anni in Serie A, poi si retrocedeva in Serie B e subito si risaliva in Serie A e via via. Quindi, cioè, insomma, basta, no? Io penso che sia l'ora di finirla con questi, dove eravamo e dove non eravamo. La situazione è questa, è drammatica. Ma non perché il Pisa non sia salvo, il Pisa è salvo, comodo. Ma è un fine di campionato che secondo me non ha senso. Non ha senso per il Pisa, insomma. Assolutamente, non ci gioco, non c'è spirito, non c'è spirito, non c'è volontà, non c'è un'aggressività, non c'è niente. Questo è il discorso. Io mi astengo a commentare cosa devo andare a commentare. La partita, abbiamo visto tutti la partita. Questa è la situazione, né più né meno. E qui andiamo tutti a vedere il Pisa, nel senso, al di là dei costi, al di là dei sacrifici che uno fa, perdere va bene, perché per l'amor di Dio, non si può pretendere, perché se no saremo in Serie A diretti come il Frosinone. Ma non è così, non è così. E quindi, ripeto, perdere va bene, ma c'è modo e modo di perdere le partite, no? Al di là di quella col Bari, lasciamo perdere. Quella, d'accordo, poteva essere un pareggio. Ma la reazione della squadra, io ho sentito tanti, no? Anche tanti miei amici, vedrai, Chiesa. Io ho detto no. No, ma perché? Perché vedi proprio che non c'è, no? Quando non c'è, non c'è. Inutile, ripeto, inutile star qua a commentare, a vedere. Però una cosa la voglio commentare. Intanto io vi ricordo, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video sui social, ok? Beh, andiamo a vedere, insomma, a leggere quello che è stato l'articolo di Michele Bufalino, ok? Quindi, dalla sala stampa, eccetera, eccetera, da Angelo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, secondo me non abbiamo rischiato e fatto meglio dell'Ascoli, solo che in questo periodo siamo fragili dal punto di vista emotivo. Alla prima situazione non buona, subiamo gol e facciamo fatica a risalire la china. No, te la china non la risali mai. Si è giocato pochissimo, poi nel secondo tempo sono spariti i palloni. Cioè, questa è la scusa. Questa è una scusa? Sì, qualcosa, chiaro, ma perché anche a Pisa si fa, no? Si fa dappertutto, cerchi di giocare un po', insomma, di contropiede, nel senso, palloni, cerchi di dare un po' ritardo, di guadagnare qualche secondo. Va bene, ma non vedo, sono spariti i palloni. Vabbè, quello che facciamo ovviamente non basta.
lo stiamo facendo bene in questo periodo. Loro erano molto forti sui calci piazzati, dovevamo battagliare dal punto di vista fisico e abbiamo sofferto tanto sui calci piazzati perché loro hanno giocatori fisicamente molto forti e infatti abbiamo subito gol da uno di loro. Sono un uomo pratico e credo nel lavoro e nella fortuna, ce la dobbiamo creare. Nel secondo tempo siamo stati destabilizzati dal gol subito e questo non deve succedere. Siamo stati destabilizzati dal gol subito. No, poi te hai subito la rete e non hai fatto proprio niente. Cioè non c'è stata una reazione della squadra. Perché, ripeto, va bene perdere, va bene prendere un gol, sta nel gioco. Ma poi ci deve essere la reazione della squadra. Cioè la reazione che abbiamo visto quando abbiamo giocato con il Perugia in casa. Cioè, sei andato su, sei buttato fuori un uomo, insomma, poi hai vinto. Ma perché? Perché c'è stata la volontà, c'è stata la voglia, c'è stato lo spirito, c'è stata la grinta, c'è stata l'aggressività, ma devo continuare. Cosa che te non hai più. Non c'è più niente e si vede che non c'è più niente. Questo è il punto. Non posso dire niente contro i giocatori dal punto di vista motivazionale. Si fanno sempre trovare pronti come Rasse, che si è fatto trovare pronto ancora, pur essendo tanto tempo che non giocava. Le sconfitte sono brutte perché questo rimane il risultato e non la prestazione. Ma te mi devi dire una cosa, no? Risultato, ma quale prestazione? Ma quale prestazione? Io questo voglio dire, ma quale prestazione? Cioè il risultato, la sconfitta rimane, ma la prestazione, ma quale prestazione? Quale prestazione? Ma vabbè. Andiamo avanti. Oggi abbiamo fatto comunque meglio rispetto ad altre partite. Abbiamo fatto un recupero di classifica straordinario. Poi ci siamo forse illusi di poter lottare per le primissime posizioni. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, andiamo avanti. Ma questo non è stato possibile perché abbiamo avuto delle mancanze. Di questo non posso che addebitare le colpe a me, perché molti addebitano dei meriti al sottoscritto. E questo secondo me non è totalmente vero, ma è giusto che nel momento che le cose non vanno bene, l'allenatore si debba mettere davanti al plotone. Dobbiamo continuare ad allenarci bene, con grande attenzione. Serve che la squadra si faccia trascinare dall'amore della gente. Non c'è altra via. Dobbiamo giocare al massimo la partita col Frosinone, adesso senza fare conteggi, poi ci saranno le ultime partite. Le ultime partite ci sono già, perché ne mancano tre. Ma quali ultime partite? Cioè è finito il campionato, forse non è chiaro. Sabato dobbiamo fare una splendida partita e lo dobbiamo... Sempre le solite cose. Andate a leggere conferenze stampe, dobbiamo avere carattere, dobbiamo avere grinta, dobbiamo su e dobbiamo giù. Vabbè, ma lo sta dicendo, ma chi lo sa? Va bene, sabato dobbiamo fare una splendida partita, lo dobbiamo ai tifosi che sono venuti sotto la pioggia in trasferta il 1° maggio a vederci. Ecco, questo è. Io sono tornato e sono preso una sciarbordata d'acqua come gli altri. E io penso che noi dovremmo sicuramente meritare di più, no? Vabbè, Chiellini, dobbiamo uscire da questo impasse, questa situazione, da queste cose. Come ci dobbiamo uscire? Dobbiamo uscire con la volontà, con la grinta, con la passione, col voler bene alla maglia. Non lo so, cioè, questo è il discorso, cioè, non ce ne sono altri discorsi. Cioè, discorsi, ricordiamoci dove eravamo, ma cosa ci dobbiamo ricordare? Hai speso 16 milioni e mezzo fra di ingaggi, giocatori, ma cosa ci dobbiamo ricordare? E non veniamo fuori a dire... che Knaster o la società non mette a disposizione i danari, non mette a disposizione i danari. Forse anche DS, insomma, ci avrà le sue colpe, credo io, a questo punto, no?
Cioè, la situazione è questa, non c'è scuse, non c'è alibi, non c'erano palloni, ma... Cioè, sì, io sono stato allo stadio, sì, qualcosina, è chiaro, si gioca su quelle cose, no? Per guadagnare, ma alla fine... Cioè, ma cosa vogliamo addossare le colpe a cose? Che non c'erano i palloni? Ma via, vediamo di darci una regolata su questo, perché insomma... Non mi sembra questo il caso. Sapete, quando c'è da difendere il Pisa, per amor di Dio, sono in prima battuta. L'unica cosa c'è da dire è questo: c'è da dire che Masucci, forse era meglio farli prima i cambi, che dici? Forse era meglio farli prima? Forse era meglio inserire Masucci prima? A questo punto ci dobbiamo, dobbiamo ancora. E ancora sperare che Masucci entri e risolva la situazione in 10 minuti, allora farlo entrare prima, no? E vediamo, magari si riesce a dare una svolta alla partita, e vediamo se magari riesce a dare una svolta alla partita, perché in questo modo io non ce le vedo, cioè aspettare cosa? Settantesimo, ma che dobbiamo fare? Cioè, stai perdendo, vai sotto una rete, non c'è reazione, a questo punto effettua i cambi, non è inutile che aspettare cosa, lo vedi che non gira, non c'è reazione, non c'è gioco, non c'è niente, fai i cambi e falli il prima possibile. No, aspettiamo l'ottantesimo, allora Masucci poi la butta dentro, e allora, ma non c'è stata poi comunque nei 10 minuti, 15 minuti, 16 minuti, poi l'arbitro ha dato 6 minuti di recupero, non abbiamo visto... Ma che reazione? Ma quale? Cioè, non lo so. Questa è la verità, questa è la realtà, senza arrabbiarsi, perché non mi arrabbio più tanto, ormai se mi devo arrabbiare. La situazione è questa, no? Io penso che sia una situazione, dal punto di vista di gioco e calcistico, drammatica. Poi uno la può vedere come vuole, ci mancherebbe altro, ma questa è la verità, questa è la situazione. Questo è l'andamento della squadra, quindi cioè, poi veniamo fuori il bene lo vuole, ma ripeto, se no non sarei andato a prendermi manco l'acqua oggi, no? Quindi di cosa stiamo parlando? Siamo sempre lì, insomma, io pensavo in una reazione, visto la situazione, visto come abbiamo perso col Bari in casa, io pensavo in una svolta, no? Pensavo che insomma, ragazzi, invece niente. Poi dici ma eravamo cosa? Perché non c'era Nagy, perché cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, la reazione è una reazione di gioco, cioè quando te vedi gioco alla fine non entra dentro. Ci vabbè, non guardo, e oggi non vado a vedere un tabellino, non mi interessa più niente. Proprio zero. Cioè, nel senso, sono arrabbiato, sono amareggiato della situazione, ma poi alla fine, conti, come ha detto Chiellini, conti li faccio. Ma conti, cosa vuoi fare? Conti, è finito il campionato, ma che vuoi fare? 3 partite, cosa vuoi fare? Conti dove, quando, come, perché? Frosinone è già in Serie A. Quindi magari la viene qua, magari il Frosinone con calma, cioè, ma non credo che ti regalino i 3 punti, eh? Non credo che il Frosinone venga qua a regalare 3 punti al Pisa, non credo. Magari giocherà senza grosse cose, cioè nel senso, magari non avrà coltello tra i denti, cosa che dovrebbe avere il Pisa. Come oggi Pisa avrebbe dovuto avere il coltello tra i denti e non ce l'ha avuto e ci si è fatto riprendere. Si è fatto prendere dall'Ascoli 46, perché non vinci mai, anzi Barba Grazia che sei ancora lì, ma Barba Grazia. Quindi, cosa stiamo parlando? Conti li facciamo alla fine, ma per me possiamo farli quando vuoi i conti. Per me i conti li possiamo fare quando vuoi, non c'è problemi. Brescia, bah, non so, magari forse un punto, magari si giochi un po', magari riesci... Ma portati a casa un punto e poi avrai la SPAL fine campionato venerdì 19 alle 20:30 avrai la SPAL e quindi vedrai se andrai o non andrai ai playoff, come ci andrai, come ci arriverai, che condizioni, più che altro anche condizioni, perché più del settimo posto non credo,
poi magari mi sbaglio, se ci si rientra, ma io a questo punto cioè neanche a dire si rientra in playoff, perché insomma prepariamoci bene per l'anno prossimo, vediamo di darci una regolata, perché così non si va da nessuna parte. E non è vero che chi spende tanto gode tanto, questo è chiaro, perché insomma se questi sono i chiari di luna, quindi sono amareggiato, non condivido quello che viene scritto su Facebook eccetera eccetera, ricordiamoci dove eravamo, no, non lo condivido nella maniera più assoluta. Secondo me non è così che bisogna dare uno sprone alla squadra in questo modo. Io non credo di ricordiamoci, non ricordiamoci, stai facendo gli stessi punti di quando all'inizio c'era Maran, le stesse cose insomma, peraltro che perdere malamente, quindi non lo so, ecco, fino a che punto insomma dichiarazioni che dossali, cioè a un certo punto sono spariti i palloni, quello che fanno tutti, né più né meno, insomma più o meno è quello. Poi insomma l'arbitro ha recuperato, insomma tra dati minuti 4, tanti 6, insomma, ma non credo che, anche se te ne dava 10, non credo che alla fine fosse, cioè cambiava il risultato non sarebbe comunque cambiato, a mio avviso non sarebbe magari comunque cambiato, non credo, perché tiro di Tano ha fatto una bellissima rete, mancavano ancora abbondanti 10 minuti buoni di gioco, quindi a voglia, se volevi fare un paio d'azioni avresti fatte, come col Como, come in altre situazioni, quando hai preso gol agli ultimi 2 minuti di recupero, cioè a voglia te, però ci vuole l'aggressività, cosa che era il Como, quando siamo andati a giocare a Como, che io c'ero, che eravamo un 150, non di più, per via della tessera tifosa, eccetera, eccetera, ma al di là di quello, quando siamo andati là, il Como ci ha messo l'anima per pareggiare, alla fine ha pareggiata. Te l'hai fatto? Non mi è sembrato. Non mi è sembrato. L'unico dal cuore veramente d'oro è Gaetano Masucci. L'unico. E qualcosina Moreo. Difesa, Hermanson, ma non voglio star qua a fare, perché tanto non ci ho più neanche la fantasia, no? Questo è il commento. Questo è il commento partito. Cosa devo commentare di più? Beh, ragazzi, per questo video io la finisco qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video sui social. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.